spiego rapidamente l'oggetto della donazione della Fondazione Leonessa, che per noi è veramente una cosa straordinaria. Allora, questo volantino che sembra assolutamente banale permette praticamente l'esecuzione delle biopsie in donne in cui c'è il sospetto di un tumore della mammella in modo assolutamente soft. Quindi da un punto di vista tecnico straordinario, perché praticamente ci permette di fare biopsie in pazienti in cui la formazione nodulare non possa essere visualizzabile in ecografia, e quindi le microcalcificazioni che sono segno spesso precoce di tumore. E noi attraverso questa apparecchiatura possiamo fare una centratura assolutamente perfetta, sotto guida con una sorta di joystick, in modo assolutamente accurato, con una centratura indiscutibile. Dall'altra parte la donna, come dire, si trova in una situazione tecnica molto molto più comoda di come si faceva in passato. Prima era costretta a rimanere in piedi con il seno schiacciato sotto l'apparecchio del mammografo tradizionale, invece adesso è distesa, non è, anche da un punto di vista visivo è serena rispetto a questo tipo di approccio. Per cui nel momento in cui è stata sottoposta a una banale anestesia locale, dopo si stende, viene fatto il prelievo in modo assolutamente atraumatico, pochi minuti di controllo dopo la procedura e può tornare a casa tranquillamente. È veramente un passo da gigante, per cui ringraziamo veramente la Fondazione Leonessa e a prova di tutte le donne dell'isola, che è veramente un passo importante. Un appello, dottore, appunto all'importanza dello screening. Allora, ragazzi, è importantissimo. L'anno scorso noi abbiamo trovato 14 nuove neoplasie che, se non ci fosse stato praticamente ovviamente il problema dello screening, non avremmo mai trovato. E fare una diagnosi precoce vuol dire veramente salvare la vita, perché nel momento in cui una lesione è al di sotto di 2 cm e sicuramente con l'attività di screening, che ricordo a tutte le donne, tra i 45 e i 70 anni, fino ai, diciamo, 69-11 mesi, con cadenza annuale dai 45 ai 50 e cadenza biennale dai 50 ai 69. Questo ci permette di fare sempre una diagnosi precoce, non troveremo mai un cancro di 7 cm perché magari la donna non ha l'accuratezza di fare l'autopalpazione. Per cui venite a fare gli screening, perché sicuramente vi salva la vita. Possiamo ricordare anche le modalità, che è gratuito, che sì, avete... Assolutamente gratuito. Ogni donna in età, quindi in fascia, può passare dal suo medico curante, che ha l'accesso direttamente al programma, la mette immediatamente in piattaforma, verrà schedulata. I tempi massimi di prenotazione sono entro 2 mesi, per cui praticamente sicuramente non sono tempi biblici, perché spesso ci si preoccupa la struttura pubblica, chissà quando arriveremo, non funziona così, per cui fidatevi del vostro medico curante e venite non solo a fare lo screening mammografico, come ha ricordato il direttore D'Amore, anche lo screening delle neoplasie del colon e anche lo screening delle neoplasie genitali facendo il pap test, anche quello si fa alla uomini, quindi donne, il colon anche agli uomini, ma sulle donne in particolar modo gli screening mammografici e il pap test, non vi fermate, continuate, non è che ne avete fatto uno e questo vi permette di stare tranquillo tutta la vita. Annuale dai 45 ai 49, biennale dai 50 ai 69.